Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo questo Nunchuck della Nintendo Wii che non funziona correttamente. La levetta analogica non risponde ai comandi. Quindi la smontiamo e vediamo. Controlliamo prima l'analogico, ma sembra non avere difetti, non sembra essere neanche sporco con problemi. Quindi andiamo a controllare la scheda per vedere se c'è qualche anomalia. E subito si può notare che nelle saldature ce n'è una addirittura che balla, come potete vedere spero dal video, e un'altra che convince veramente poco. Quindi adesso, saldatore alla mano, andiamo immediatamente a rifarle, sperando così di riuscire a correggere il difetto. Questo capita soprattutto nei componenti non originali, ma no, anche in quelli originali. Ora dovrebbe essere tutto quanto a posto, le saldature sono state rifatte e quindi possiamo rimontarlo e vedere se abbiamo risolto il nostro problema oppure no. Di solito se si trovano saldature comunque non stabili o difettose si dovrebbe riuscire a risolvere, specialmente se non ci sono altri tipi di problemi evidenti. In questo caso penso proprio che fosse un discorso di saldature, quindi i cavi rispondevano in modo alternato e non continuativo, causando appunto il difetto dell'analogico che andava, diciamo, a singhiozzo. Avendo stretto bene le viti, i tasti funzionano, funziona tutto, colleghiamolo alla Wii e possiamo vedere che la nostra tartaruga si muove correttamente in base a dove noi la vogliamo mandare. Quindi direi che anche questa volta ce la siamo cavata. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.